sindaco, con una comunità che cresce, con un nuovo investimento di una grande azienda leader italiana che è l'EcoGreen anche a Canicattì. Allora, è un onore oggi essere presente qui in questa inaugurazione, anche perché oggi inaugurare un punto di EcoGreen e va un mio ringraziamento forte al presidente Giavarini, anche perché hanno fatto veramente un investimento per cui hanno creduto nella realtà canicattenese, perché è una realtà laboriosa, e sono convinto che non avranno delusioni della città di Canicattì, anche perché alla città di Canicattì ci sono grandi veramente potenzialità, e queste potenzialità le possono mettere in campo anche con la loro preziosa e progettualità, che sicuramente porterà benefici alla comunità canicattenese. Marcello Giavarini, stasera qui a Canicattì, nuova inaugurazione di un punto EcoGreen, società che si espande in provincia di Agrigento ma anche recentemente in provincia di Caltanissetta. Sì, poi Canicattì, devo dire che è 8 mesi che ci lavoriamo, quindi oggi è l'arrivo di 8 mesi di lavoro e siamo veramente emozionati. Poi la sede è venuta in un modo pazzesco, spettacolare. Devo ringraziare appunto Marco Licato per i lavori, di come si è prodigato. Per Canicattì abbiamo dei progetti. Adesso partiamo con l'Eco Store, faremo degli investimenti con delle comunità energetiche, di questo ne parleremo un po' più avanti. Ecco, qual è il futuro per EcoGreen in Sicilia? In Sicilia la nostra visione è quella di diventare tra i leader. Scusate anche un po' la modestia, ma vorremmo diventare tra i leader perché abbiamo tutte le caratteristiche. Abbiamo un organico giovane, ambizioso, preparato. La parte della proprietà è anche ambiziosa, quindi non abbiamo limiti. Ecco, perché gli utenti dovrebbero rivolgersi a voi? Qual è la differenza con gli altri gestori? La differenza grossa è che noi siamo presenti sempre sul territorio, infatti stiamo costruendo una rete capillare in Sicilia, adesso siamo presenti anche nel Lazio, in Lombardia, perché le persone poi vogliono venire a trovare la sede, potrebbero avere anche spiegazioni sulle bollette. Ecco, noi siamo vicini al territorio. Ecco, a proposito di territorio, ci saranno nuove aperture a breve? Sì, una domani sera prevista per Sommatino e poi nell'immediato ne abbiamo altre. Come è partita questa sua scommessa? Positivo, molto molto bene. Se consideriamo che EcoGreen è un'azienda di 4 anni, abbiamo raggiunto già dei traguardi, dei risultati che altre aziende le raggiungono almeno in 10 anni. Innanzitutto io ringrazio tutti coloro che ci hanno creduto fin dal primo momento. Quali progetti? I progetti sono tanti. Innanzitutto la presenza appunto sul territorio, che è fondamentale. Lo store di Canicattì sarà un punto di assistenza per il cliente finale, il quale potrà appunto sia avere della consulenza per quanto riguarda le fatture di energia elettrica e gas, ma all'interno dello store si fa anche altro. Significa appunto si fa consulenza sull'efficientamento energetico, su quelle che sono le energie rinnovabili. E quindi ci presentiamo appunto con una proposta che non è nuova certamente, ma con un team vincente, con una squadra che negli anni si è saputa affermare, e accanto ad un'azienda certamente leader in tutto il territorio nazionale che ci sta a fianco, un'azienda che ha dei progetti importanti, per cui siamo veramente contenti e siamo molto positivi. Il punto di forza di EcoGreen qual è? Appunto la territorialità, nel senso che i nostri uffici sono aperti, mi verrebbe a dire H24, perché i nostri consulenti curano i clienti in maniera maniacale, perché capiamo che bisogna fare la differenza in questo settore, che sappiamo è oberato da tantissimi altri player, per cui per fare la differenza bisogna essere competenti, bisogna essere professionali, bisogna essere presenti. Le offerte magari ne parleremo più avanti, e allora nuovo punto EcoGreen qui a Canicattì, proprio in una zona centrale della città. Abbiamo scelto una zona centrale proprio per dar la possibilità a tutta la cittadinanza di raggiungerla anche con facilità.